si è svolta nella magnifica cornice di Palazzo Marchesale a Melpignano la conferenza stampa di uno degli eventi dell'estate, non solo del Salento, ma di tutta Italia, la Notte della Taranta, la notte più attesa. Presenti, oltre allo staff che organizza questo splendido evento, come il presidente Massimo Manera, anche il governatore di Puglia, Michele Emiliano, e Albano Carrisi, che sarà uno dei performer sul palco della Notte della Taranta, che quest'anno avrà un palcoscenico speciale e di tutto rispetto, un evento atteso che torna verso la normalità. Questa è la Notte della Taranta della ripartenza, così è stata definita. La 24esima edizione della Notte della Taranta rappresenta un ulteriore passo avanti, una sfida di confronto tra una tradizione forte, inscalfibile, che è quella della musica popolare salentina con il mondo, con la musica italiana, quella colta, quella innovativa, ma anche quella più tradizionale come la voce di Albano, che sarà il maestro narratore. Naturalmente oggi la Taranta rappresenta la nostra volontà di mantenere la nostra libertà non solo dalla pandemia ma anche dalle minacce che in tutto il mondo rischiano di mettere in discussione conquiste di civiltà. Io penso di aver portato più televisioni io qui in Puglia che chiunque altro. Lo dico perché imponevo a loro quando mi chiedevano servizi, però in Puglia, e venivano dalla Germania, Svizzera, Russia, Corea, ho portato le televisioni di tutto il mondo.